In a house on a street in the grey of the city, we were young, we were brave. Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menza, benvenuti in questo nuovo video. Come leggete dal titolo, oggi facciamo un video acquisti abbastanza ristretto, perché comunque come sapete non ho molto tempo, non ho acquistato molte cose, però qualcosa è di buona qualità, altre le ho comprate perché lavorando da Marco Polo ho trovato delle bazze pazzesche. E comunque io molte di queste cose non potrò aprirle, ma non perché proprio non ho l'uso delle mani per aprire, ma semplicemente perché preferisco tenerle, lasciarle chiuse per aprirle poi quando dovrò giocarle, perché sennò tutta quella roba lì aperta, eccetera, eccetera, eccetera. Ho comprato qualcosina, adesso partiamo subito con una limited edition, perché ho acquistato, anzi mi hanno regalato la limited edition di questi calzini qui, guardate. Galles Corto, un'ottima marca, ottimo tessuto, peccato che sono invernali, adesso da me sta uscendo il sole, quindi 2,99€, ottimo prezzo, consigliati. Comunque, partiamo con qualcosa di un po' più anzianotto, perché non ve l'ho ancora mostrata. Io al tempo acquistai la limited edition della guida di GTA 5. Ragazzi, per platinarla è stata utilissima, è stata veramente utilissima. Adesso non voglio fare spoiler, però veramente, ma anche solo per collezionismo, compratela, perché è veramente bella. C'è qualche imprecisione, però è veramente ben fatta, e per chi veramente vuole giocare il gioco al 100% ne ha bisogno. Poi ho acquistato The Walking Dead, siamo arrivati al numero 17, non credo si vede, siamo arrivati al numero 17, è veramente un ottimo fumetto ragazzi, per chi ancora non si fosse avvicinato fa ancora in tempo a recuperarlo, 3,30€ a pezzo, ma veramente colpi di scena ovunque, cioè ogni cazzo di episodio c'è un colpo di scena. Ed è una sborata, veramente fighissimo, consigliato, assolutamente consigliato The Walking Dead. Poi passiamo per... ho acquistato dei giochi per Xbox 360, così, proprio così, ok? No, allora, perché vi chiederete voi? Allora, innanzitutto ho acquistato Dishonored per Xbox 360, l'ho trovato a 15€, da Marco Polo ovviamente, l'ho comprato per un mio amico, adesso glielo devo dare, però comunque 15€ Dishonored è un ottimo prezzo. Poi ho acquistato Call of Duty Black Ops, Mortal Kombat e Crysis 2. Perché li ho acquistati? Perché li ho pagati tutti e tre 99 centesimi. E capisco che magari per 99 centesimi si compri anche la merda, però comunque queste cose qui non sono proprio merda. Quindi per 99 centesimi ho detto vabbè, non me li faccio scappare. Poi ne ho approfittato, perché c'era anche dell'altra roba 99 centesimi, non avendo comunque il Nintendo, ho acquistato Super Mario Bros, New Super Mario Bros e Pokémon la versione bianca. Perché? Perché questo qui l'ho pagato 99 centesimi e questo qui l'ho pagato 9€, quindi per 99 centesimi io direi che qua, cioè, neanche 10€ tutti e due i giochi, ho detto va là, me li porto a casa, anche se non ho il Nintendo, prima o poi il Nintendo lo voglio comprare. Quindi alla fine ho detto, vaffanculo. Passiamo avanti, le cose qua ormai sono già quasi finite. No, comunque, allora, come avete già visto comunque dai miei let's play, ho acquistato anche il pass online di The Last of... Madonna mia, al contrario. Il pass online di The Last of Us. L'ho acquistato principalmente per giocare al DLC che avete visto tutti sul mio canale. Per chi non l'avesse visto, andatevi a vedere il let's play perché è veramente una figata. Dato che ci siete, guardatevi anche il let's play di The Last of Us intero. E niente, veramente sono rimasto piacevolmente sorpreso. Ci sono nuove mappe. A me il multiplayer di The Last of Us piace molto. Lo gioco, lo giocherò, lo continuerò a giocare quando avrò tempo. Ed è veramente consigliato, comunque 15€, se non erro, mi sembra di averlo pagato 15€, facendo una botta di conti, tutto sommato il DLC e le mappe così verrebbero a costare 20€, quindi c'è un piccolo risparmio di 5€, quindi assolutamente, assolutamente consigliato. Poi andiamo avanti, un gioco che ho già giocato, che non vi ho ancora fatto vedere, Sniper Elite V2. Non l'avevo ancora mai giocato, l'ho finalmente recuperato. L'ho pagato 15€ anche questo, ottimo prezzo per questo gioco, e sono veramente rimasto piacevolmente sorpreso. C'è quella botta lì di tattica, devi fare piano piano piano, perché sennò se ti sgamano ti fanno un culo grande così. Ed è veramente 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 molto bello, non me lo sarei mai aspettato, tutti ne parlavano molto bene, io però non
cioè, tutti quelli che ne parlavano molto bene, a quelli che ne parlavano erano pochi. È rimasto un po' magari nei bassi fondi questo gioco, direi purtroppo, perché merita veramente tanto. Quindi ragazzi, per chi non l'avesse ancora giocato, giocatevelo, ne resterete sorpresi, anche perché fra qualche mese esce il nuovo episodio. Quindi abbiamo un uccello grosso così, perché è grosso. Altro gioco, Heavy Rain, 15 euro. Io perché ho visto Beyond the Souls, non l'ho giocato, ho visto tutto il let's play completo. Allora ho detto, c'è gente che è rimasta più sorpresa da Heavy Rain. Ho detto, cazzo, sto cast di Heavy Rain deve essere proprio duro. Quindi Heavy Rain, 15 euro, sto rimanendo piacevolmente sorpreso. È proprio un bel gioco, è veramente proprio un bel gioco. Quindi ragazzi, se volete magari avvicinarvi alla serie David Cage, avvicinatevi a Heavy Rain e poi passate a Beyond the Souls. Comunque sono due grandi giochi, veramente. Oh, poi altri prezzi proprio regalati, questi qua non li apro perché è probabile anche che io li possa vendere. Comunque ho trovato a 99 centesimi Crysis 3, per chi fosse interessato io glielo vendo, ci mettiamo d'accordo e via andare. Crysis 3 ancora in celofanato, 99 centesimi, sapete cosa ne penso di Crysis 3? Non mi è piaciuto molto, ma probabilmente perché a me non mi piace il genere di Crysis, perché anche il Crysis 2 non mi era piaciuto. Il 3 un pelucchio di più, però comunque non mi ha fatto gridare al miracolo. L'invenzione, l'utilizzo dell'arco sì, perché c'è stato un pelo di innovazione e l'arco è fortissimo, è devastante, e queste cose mi piacciono. Poi, cosa ho acquistato? 15 euro Splinter Cell Blacklist. Ho detto, io questo gioco qui lo volevo già comprarlo, purtroppo non ci vedo una sedia perché c'è la pellicolina, mi dispiace. Tom Clancy, Splinter Cell, Blacklist. Ho detto, io questo gioco volevo già acquistarlo al day one, quindi ho detto, porca puttana, 15 euro, 14,90, ho detto, buono, me lo porto a casa. E così ho fatto. Così ho fatto come i successivi due giochi. Perché mi sono portato a casa WRC 4, lo conoscete tutti, il gioco di rally. Comunque non amo particolarmente questo genere di giochi. L'unico titolo per cui mi sono avvicinato, l'unico titolo di rally che ho giocato, come sapete, è Diet 3, perché ci ho fatto un paio di video sopra. Ho l'impressione che per giocare questo genere di giochi al meglio ci voglia un volante, e che magari con il pad sia un po' sprecato. Quindi o me lo gioco un po' col pad e aspetto qualche offerta per qualche volante, sarebbe meglio, perché sicuramente col volante rendono al meglio questi giochi. Comunque andiamo avanti. Altro titolo che ho acquistato a 15 euro, Saints Row 4. Questo qui l'ho acquistato semplicemente perché l'ho trovato a 15 euro, perché sennò non l'avrei mai acquistato. Probabilmente ci giocherò un pochino, magari ci farò qualche video sopra. Voi fatemi sapere comunque se qualche videogioco che avete visto volete qualche video sopra, io potrò accontentarvi sicuramente. Comunque Saints Row, diciamo, ho visto qualche video, è veramente molto divertente, ci sono degli spunti veramente molto divertenti, riprende GTA, è molto alternativo, è veramente molto alternativo, e potrebbe divertirmi molto. Poi in questa edizione sono state inserite superpoteri, molte citazioni a persone, cose, film famosi, quindi è veramente veramente molto divertente. Passiamo agli ultimi tre giochi, direi quasi tre chicchette, perché ho acquistato a full price Dark Souls 2. L'ho appena iniziato, mi sta piacendo, anche se lo odio, però è un bel gioco, io lo odio perché non sono molto capace, diciamo così, a giocare a questi giochi. Intanto un libretto eccezionale, bianco e nero, ma eccezionale, signori, eccezionale. E dicevo, è un bel gioco, anche se muoio costantemente. Resto sempre con la vita a metà, perché comunque lo muoio costantemente. E niente, è veramente un bel gioco. Cosa mi piace? Che resti con la pressione tutto il fottuto tempo, finché non trovi un cazzo di falò, puttana troia. Perché giochi per 40 minuti,
non trovi il falò e dici: Dio buono, adesso scuro, arriva una merda, mi uccide, devo rifare tutto. E mi piace questa cosa, mi piace avere questa pressione, questo fiato sul collo di poter morire ogni volta che devo scappare, corri! Quindi Dark Souls 2 consigliato. È la prima volta che mi sono avvicinato a un titolo del genere, non avevo mai giocato né a Demon's Souls né a Dark Souls il primo, quindi sono molto contento di essermici avvicinato. Passiamo, perché voi vi chiederete: ma la Next Generation non si potrà fermare semplicemente a Killzone e FIFA? Fino a una settimana fa si era assolutamente fermata lì, perché non mi andava di comprare nient'altro. Cosa ho fatto? Mi sono sputtanato perché ho comprato Thief, purtroppo c'ha la pellicolina, adesso finché non lo gioco non lo apro. Questo gioco qui mi ha sempre, vabbè, qua adesso non si vede una sega, mi ha sempre affascinato questo gioco, già dal primo video che ho visto. Perché? Perché mi ricorda Dishonored, il gioco che ho amato, che ho giocato, che ho rigiocato, e Thief me lo ricorda veramente veramente tanto. Ultimo, ma non ultimo, perché ultimo, sempre, ma non ultimo, ho comprato anche Infamous Second Son, convinto da quel chiavatore pazzesco di XanderGamer90 che l'ha platinato. Mi sono fatto abbindolare come una delle sue sozze e l'ho acquistato anch'io, nonostante, attenzione, nonostante il primo Infamous non mi abbia soddisfatto a pieno, anzi mi ha annoiato parecchio, e nonostante per questo motivo non abbia giocato il 2. Quindi diciamo che è un misto di cagate quello che ho fatto. Niente signori, questo qui è diciamo un riepilogo dei giochi che comunque ho acquistato, si dovrebbero vedere tutti, compreso di guida di GTA 5 e fumetti di Walking Dead, compreso anche di Calzino Limited Edition. Signori, questo video acquisti un po' brevotto comunque finisce qua. Noi ci vediamo nel prossimo video, fatemi sapere se magari volete vedere qualche gameplay su qualcosa. Noi ci vediamo ad un prossimo video, un saluto da Mento e alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.